Ciao ragazze, eccomi tornata finalmente in un nuovo video. Mi sono preparata qui bella comoda sul divanetto. Questo è un angolino della casa che mi piace molto e ho deciso di registrare qui questo video perché voglio farvi vedere le cose che ho preso per Natale. Non ho preso tantissime cose perché comunque tanti addobbi li avevo presi ancora lo scorso anno, perché comunque questo sarà il secondo Natale qui, o meglio sarà il secondo anno che andrò a decorare la casa per il Natale. Però l'anno scorso non vivevamo ancora qui, c'erano ancora dei piccoli lavori da ultimare, abbiamo iniziato a vivere qui da gennaio, quindi in realtà questo sarà il primo Natale che passeremo qui, però è già il secondo anno con la casa addobbata, quindi tante cose le avevo, però ovviamente mi sono fatta conquistare da diverse cose e quindi ho pensato di registrare il video anche perché sono sicurissima che vi farà molto piacere. Sono stata da Maison du Monde e da Flora Ricci. Flora Ricci è un negozio di Brescia, quindi se siete della zona vi consiglio di andare a vederlo perché ci sono tantissime cose per il Natale, è molto famoso per questo periodo natalizio, quindi penso sicuramente lo conoscerete, altrimenti se non l'avete mai sentito andate a visitarlo perché in questo periodo è davvero bellissimo. Partiamo da Maison du Monde, partiamo da una cosa sì natalizia ma che non c'entra con la casa, perché è un vestitino per Gioia, una felpina bellissima con il cappuccio, le orecchiette, il musino, gli occhietti, cioè guardate che meraviglia, e addirittura c'è la codina e le maniche per le zampette. Ho preso una taglia S che era la più piccola, gliel'ho provato e leva molto grande, di lunghezza è giusto ma leva grande proprio di larghezza, però lo farò stringere perché è molto carino, cioè troppo bello, non potevo lasciarlo lì. Poi ho preso qualche addobbo per l'albero. Ho preso questa pallina, in realtà ne ho prese tre perché quest'anno ho deciso di decorare l'albero piccolino che ho preso sempre da Maison du Monde l'anno scorso, che tra l'altro in tantissime mi avete chiesto l'anno scorso quando l'avete visto nei miei video dove l'avessi preso. È di Maison du Monde, l'anno scorso non so perché è andato subito sold out, quest'anno però l'hanno riproposto, quindi se andate in questi giorni, in queste settimane, secondo me lo potete trovare ancora. È un alberello bianco, magari vi metto la foto qui da qualche parte, è un alberello bianco in legno piccolino che si può mettere tranquillamente anche sopra un mobile se non avete molto spazio ma volete comunque qualcosa di natalizio, quello secondo me è indicato. Comunque l'anno scorso avevo scelto i toni del rosa, quest'anno invece voglio stare sull'azzurro, quindi ho preso tre di queste palline con tutti questi glitter azzurri color carta da zucchero, un po' come il cuscino alle mie spalle ultimamente, questo colore mi piace molto, e queste le ho pagate 3 euro l'una. Poi ho preso questa renna, la trovo dolcissima, con il nasino azzurro e i campanellini, questa l'ho pagata 2,59 euro. Poi ho preso questa decorazione un pochettino più grande, infatti ho paura sia un po' troppo grande per l'albero, comunque è una luna con tutti i pini e la stellina, questa l'ho pagata 2,99 euro, anche questa sui toni dell'azzurro. E l'ultima decorazione che ho scelto è stata questa in legno, la base è proprio in legno con la scritta Merry Happy Christmas, sempre sui toni dell'azzurro, e con queste palline che trovo davvero molto graziose, questa l'ho pagata 1,79 euro. Poi ho preso una cosa non natalizia, però me ne sono follemente innamorata quando l'ho vista, e si tratta di questa cesta in paglia con tutti questi pomponi che girano intorno. Questa l'ho pagata un po', infatti ero un pochettino in dubbio se prenderla oppure no, però alla fine è da un po' che cercavo una cesta di questo tipo, quindi mi sono fatta convincere. Questa l'ho pagata 23 euro e la voglio utilizzare qui sul soppalco per mettere una pianta all'interno, sostituire il vaso che ho adesso dell'IKEA che è sui toni del grigio, e mettere questo così da avere questa zona del soppalco con il bianco e i colori del legno, quindi comunque colori naturali. Secondo me questa ci sta, aiuto, mi sta cadendo, ci sta molto bene. E poi torniamo al Natale, ho preso questa come chiamarla? Questa questa insegna, ok, ho preso questa insegna, mi sono follemente innamorata appena l'ho vista. Inizialmente quando l'ho presa l'ho acquistata pensando di metterla in giardino perché c'è proprio la possibilità di inserirla all'interno del giardino,
però ho paura che poi con il brutto tempo, con la pioggia si rovini, comunque tutta in legno, quindi alla fine mi sa che la terrò qui in casa, magari andrò a prendere una base in polistirolo che pitturerò e poi incastrerò questa bellissima insegna che è troppo graziosa. C'era così con la renna e con Babbo Natale, ma secondo me questa era la più bella e l'ho pagata 5,99. Poi passiamo a Floraricci. Prima di farvi vedere le cosine più piccole, vi faccio vedere velocemente le ghirlande che ho preso perché sono ancora tutte confezionate. Come vedete sono ancora confezionate all'interno del cellophane perché sono delle ghirlande innevate e quindi me le hanno messe qui perché altrimenti sporcavo tutta la macchina, perché comunque perdono un po' questo effetto neve. Però voglio aprirlo perché voglio farvene vedere almeno una. Ok, è caduto tutto e c'è già un sacco di neve qui sul divanetto. Comunque, a parte questo, ho preso 4 o 5 di queste ghirlande, ora non ricordo, e le ho prese perché le voglio mettere sulla ringhiera della scala. L'anno scorso una cosa che non avevo fatto, quest'anno mi sono decisa a decorare anche la scala. Pollice in su se volete vedere il video di come vado a decorare la casa per il Natale. Comunque queste ghirlande non le ho pagate tantissimo, se non ricordo male costavano circa sui 16 euro l'una per una lunghezza totale di 2,70 m. Poi ho preso questo addobbo per l'albero di Natale, però in realtà io non voglio metterlo sull'albero di Natale, ma vorrei metterlo o alla fine della scala o appenderlo al soffitto e lasciarlo cadere perché è un palloncino. Guardate che spettacolo, è un palloncino tutto glitterato con tutti questi glitter bianco e poi c'è il nastrino che scende. Appena l'ho visto me ne sono follemente innamorata. Questo l'ho pagato 6,90 e lo trovo davvero grazioso. Quest'altro addobbo, sempre per l'albero di Natale, e anche questo però penso di non metterlo sull'albero, ma comunque è o alla fine della scala o sparso per casa, ma non sull'albero. Comunque è questa renna in legno con il cuoricino e appunto la scritta Ismas, ovviamente. E anche questa mi piace molto, questa decorazione l'ho pagata 2,90 euro. Poi ho preso 3 tarte di Yankee Candle. La Yankee Candle è una marca di candele che mi piace molto, se non la mia preferita, proprio perché profuma tantissimo la casa. Non ho mai... Non mi è mai capitato di acquistare una loro candela e non sentire il profumo in casa una volta accesa, invece di tante altre marche mi è capitato. Comunque le tarte secondo me sono le migliori perché non costano tanto, profumano comunque tanto la casa quanto le candele e si ha la possibilità di provare tantissime profumazioni. Ho preso Christmas Cookie, ne ho prese 2 che ho già provato e riprovato ogni Natale, puntualmente le ricompro. Hanno proprio questo profumo classico di biscotti appena sfornati, buonissimo. E poi ho voluto provare questa nuova profumazione che non sto a leggere perché il titolo è lunghissimo. Comunque è una profumazione più speziata, c'è all'interno la cannella, però natalizia anche questa. Non l'ho mai provata, quindi sono curiosa di sentire il profumo in casa. Poi ho preso questo simpaticissimo gnomo e questo lo voglio mettere semplicemente appoggiato sui gradini della scala come decorazione. Lui l'ho pagato 19,90 e poi ho acquistato quest'altro pupazzetto, chiamiamolo così, questa renna, sempre pensando di metterla sui gradini, quindi dopo provo e vediamo come ci sta. Se mi piace li lascio lì tutti e due, altrimenti magari questa posso metterla sul mobile oppure su una mensola. C'è qui una mosca che ci fa compagnia adesso. Comunque è una renna con il cappellino e la sciarpa rosa e poi ci sono le gambine penzolanti. Bellissima anche questa. Lei l'ho pagata, vediamo un po', 14 euro. E poi per completare, mi è sfuggita un'altra tarta. Ho preso quest'altra tarta al profumo di latte speziato. Infatti anche qua mi sembra di sentire la cannella. E poi da OVS ho preso questo sapone per le mani. Mi sono innamorata della confezione, così con l'omino di pan di zenzero. Infatti la profumazione di questo sapone per mani è proprio del classico biscotto pan di zenzero. Molto buono. Questo sicuramente lo metto o in cucina
a vista ovviamente, oppure in bagno, ma penso di più in cucina. Troppo carino. Vi ho fatto vedere tutte le cosine che ho preso la settimana scorsa per il Natale. Mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, anche perché arriveranno diversi video a tema natalizio. Quindi mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi nessun nuovo video. Io vi mando un grosso bacio, grazie per essere state con me. Al prossimo video. Ciao!